Allora, buonasera, benvenuti, ben arrivati, grazie per il silenzio che è meraviglioso, è una cosa che noi apprezziamo molto a Mangia come scrivi. Mangia come scrivi, risorge come rassegna. Grazie ad Antonio Tacete, che è il protagonista di una serata speciale. Questa la definiamo Limited Edition, o Special Edition, tutta in suo onore, però con tanti amici celebriamo l'amico Antonio Tacete, con la serata Tacete Croce Delizia, in occasione dell'uscita del suo decimo libro, che è La Conga Musica. Complice anche l'editore Antonio Battei, che fu uno dei primi a lanciare Tacete in Club di Parma. Per cui un ospite, l'ho già annunciato, e ha già ricevuto il suo applauso. Il protagonista Antonio Tacete può prendere il suo doveroso applauso. Benvenuto. Adesso ve ne presento quattro insieme, facciamo un unico applauso che vale per quattro: la professoressa Isa Guastalla, l'attrice Daniela Stecconi, il professore Daniele Bianchi e l'attore Giampaolo Bocelli. Benvenuti, ben arrivati, grazie. Sei protagonisti per una serata bella intensa. Vi spiego un po' come funziona, perché alle Tre Ville si mangia in maniera inusuale rispetto agli altri ristoranti di Parma. Le Tre Ville sono specializzate nel buffet all you can eat alla parmigiana, per cui senza limiti, volendo uno può mangiare anche per il giorno dopo, però insomma noi siamo venuti anche per ascoltare, mangiamo anche i libri, a Mangia come scrivi, e dopo l'antipasto che ci verrà servito al tavolo, signora Tacete, ci verrà servito al tavolo l'antipasto, noi potremo scendere, ascolteremo suo figlio dopo l'antipasto che farà il primo intervento, per cui prima riusciremo ad avere tutti l'antipasto serviti al tavolo, poi scenderemo dopo aver ascoltato Antonio Tacete e dopo aver ascoltato Antonio Tacete, noi prenderemo i primi, i secondi, i formaggi, tutto quello che vogliamo, e dopo questo secondo round ascolteremo gli interventi della professoressa Guastalla, qualche lettura dell'attrice Daniela Stecconi, dell'attore Giampaolo Bocelli, l'intervento del professore Daniele Bianchi. E magari lì dilazioneremo un po', perché faremo anche un piccolo intervento dopo il dolce, in maniera tale da poter chiudere tutto entro le 23.30, orario approvato dall'editore Battei, giusto? Va bene, approvo. Bene, per cui che questo Mangia come scrivi abbia inizio, benvenuti alla serata Tacete, Croce e Delizia, sarà sicuramente una delizia, e le croci le lasciamo fuori dalle Tre Ville. Arrivano ora gli antipasti, grazie e a dopo. Thank you.
Allora, grazie. Quando suona la campanella vuol dire che c'è un intervento. Il primo è dell'ospite speciale della nostra serata, perché questa è una special edition di Mangia come scrivi, Antonio Tacetti. Prima allontaniamo i microfoni, Antonio, altrimenti. Ok. Prima salutiamo anche l'amico Alberto Petrolini, anzi lo cambio io e facciamo con lui. Un applauso ad Alberto Petrolini, attore, amico. Ha incontrato oggi Pupi Avati, è anche uno dei co-produttori del Signor Diavolo, ha lavorato diverse volte con Pupi Avati. Da oggi il Signor Diavolo è in attivo, insomma, e Alberto Petrolini, che lavora spesso con Pupi Avati, è uno dei produttori dell'ultimo film del maestro Pupi Avati. Però il protagonista, dicevo, è Tacetti. Ho approfittato per salutare Alberto perché ci è venuto a trovare con nostra gioia. Adesso, prima che ci sia l'intervento di Antonio Tacetti, abbiamo anche citato l'altro Antonio, che è Antonio Battei, il suo editore, io vi leggo il risvolto di copertina del nuovo libro di Antonio Tacetti, che è La Ponga Musica, che però, da quello che ho appreso dal protagonista, non è attualmente più disponibile, deve andare in ristampa, giusto Antonio? Sei concentrato sul tuo intervento, ma sì, vabbè. Allora, ho anche scoperto che Antonio è un calciatore mancato, per cui da calciatore a scrittore, insomma, il calcio ha perso un grande campione, la scrittura non so se ha recuperato un grande scrittore. Non mi avevi riconosciuto perché sono ingrassato gli occhiali. Eh sì, però mi dicono che facevi un sacco di gol, che eri una mezzala, che però non passavi mai il pallone, eri un solipsista già di ora. Vabbè, Antonio era solipsista fin da piccolo, però Antonio Tacetti è la reincarnazione del poeta surrealista francese Robert Denon. Tacetti e Denon, poeta delle sigarette, della mescalina, del sonno e dei sogni. Tacetti trascrive il subconscio come i poeti surrealisti, i cui nessi dissociati e di cui ossimori sono stati prodotti dalla velocità del treno, della macchina e della catena di montaggio industriale. Ma le metafore di Tacetti, più che oniriche, sono una deformazione infantile della realtà, ossia una sorta di aggiunta e correzione del reale. Il libro, La Ponga Musica, nasce e si sviluppa intorno alla fiaba della ponga musica, detta spongata. Un animaletto favolistico, color zucchero a velo, lui ama molti colori, color zucchero a velo del dolce natalizio, ed ebreo omonimo, che si produce a Busseto, la quale ponga musica suona da un... Non riesco a capire la punteggiatura di Tacetti, comunque la quale... non sono il primo e non sarò l'ultimo, è il famoso corso di Rizia, no? Insomma, le virgole, i punti... Vi faccio una battuta, abbiamo fatto una serata anni fa con un comico, che è un caro amico che io apprezzo, si chiama Flavio Reglio, il poeta catartico, alcuni di voi lo ricordano per Zelig, e con il presentare Tacetti disse: tu metti i punti e le virgole ad minchiam. Aveva ragione Aurelio, lasciatelo dire, Antonio aveva ragione Aurelio, però, però si capisce, per cui questa ponga musica insomma impara a suonare da un diacono organista nel paese di Semoriva le arie di opere di Verdi, e utilizza una spinetta minuscola color argento, i famosi colori di Tacetti. E ad un Natale del 1921, ossia 99 anni fa, a casa dei cugini di suo nonno bambino, c'erano una platea di vecchi e piccini che ascoltarono l'esibizione della ponga musica. E noi ora ascoltiamo, 99 anni dopo, Antonio Tacetti che parla della ponga musica. Microfono, eh? Allora, io ringrazio prima di tutto il dottor Dall'Argine per avermi ospitato in questa serata, in questo locale, perché abbiamo tentato un raffrenda all'antica cereria, ma non è andato in porto. E ringrazio l'editore Battei che mi ha permesso di pubblicare La Ponga Musica. La Ponga Musica è un titolo che può sembrare brutto e suonare male, ma nella fattispecie la Ponga Musica è una sorta di animaletto alla Walt Disney, che però nel libro è detta spongata, perché bianca con lo zucchero vero dell'omonimo dolce velo natalizio che si produce a Busseto, la quale, addomesticata la musica da un diacono organista della chiesa di Semoriva,
suona arie di opere di Verdi su una spinetta minuscola e d'argento a forma del volto del musicista Giuseppe. Ad un Natale del 1921, quindi 99 anni fa, per una platea di vecchi piccini a casa dei cugini di mio nonno bambino che si chiamavano Amari. Perché ho scritto questo libro surreale naif? Badate che per il mio editor, il noto scrittore hard pornografico Enzo Vincenzi in arte farfallina, devo vietarmi di usare questo termine che suole designare un pittore domenicale paesano, quando invece il mio libro è antichissimo e eruditissimo. Perché, ripeto, ho scritto questo libro? Perché in uno dei tanti viaggi a Siena, dove vado a vedere il Palio, ho incontrato due vecchi che facevano una lauta colazione con una caciotta di pecorino e una freschetta impagliata di vino Chianti, ai quali, con i libri che avevo nello zaino, ho letto alcuni libri su passi di Villa al Nano al Palio di Siena, leitmotiv caro della mia letteratura. E questi mi hanno raccontato che in Piazza del Campo, che di solito è il scenario del Palio di Siena, anni prima avevano suonato un'aria di opera, un'opera di Verdi, il Rigoletto, e la piazza era stipata di gente, e che nella città di Siena ci sono molti melomani del musicista. Inoltre, parlando, erano molto colti, hanno dato un descritto l'identikit del parmigiano vero. Parmigiano vero per loro deve essere uno che deve conoscere a memoria i libretti delle opere di Verdi, che deve sapere da quale parte del maiale vengono fuori i salumi parmensi, che deve essere stato almeno una volta sotto la cupola del Correggio, che deve conoscere a memoria almeno tra le asse dei poeti dialettali Pezzani e Zerbini, e che deve mangiare a Nolini a Natale e tortelli a San Giovanni. Il libro sulla fiaba della tenera Ponga Musica è stato generato, partorito, inventato e composto durante i viaggi di avvicinamento verso la trattoria di Monticelli di Ongina guidata a mio nonno, e con lui ogni viaggio era l'esatto copione del precedente. Quando passavamo per Semoriva, esclamava: "Se moriva". Così ci sedevamo nello spiazzetto del ristorante a fumare qualche sigaretta, e lui mi raccontava aneddoti sulla sua vita, sulla sua professoressa delle magistrali, andiamo indietro al 1935, che interpretava con una chiosa fascista la Divina Commedia, o alcuni aneddoti vissuti durante l'esperienza della Seconda Guerra Mondiale nel deserto di El Alamein. E il più triste e il più particolare degli aneddoti era questo: che i neri deambulavano, vagavano nel deserto prima della battaglia, impedendo il facimento delle trincee dove avrebbero dovuto combattere gli italiani contro gli inglesi, e siccome si opponevano a non cambiare idea, furono freddati dagli inglesi. Col nome di uno di questi neri, Mustafa, mio nonno chiamò il suo cane nei primi anni 70, il suo barboncino, con questo nome. Così entravamo nella trattoria di Monticelli di Ongina, che era piena di ritratti di Verdi e di fotografie del film Novecento di Bertolucci, girò il film nelle vicinanze e li mangiò con le comparse e gli attori. E arrivavamo a mangiare l'anguilla fritta, che in un suo libro, Bertolucci Attilio, il libro è intitolato Ho rubato tre versi a Baudelaire, anche lui cliente della trattoria, definiva l'anguilla fritta più buona del mondo. Dopodiché fuggivamo da Monticelli d'Ongina nel vero e proprio senso, e raggiungevamo il caffè letterario della piazza del paese di Cusseto, dove bevevamo Verdino, che è un liquore intitolato a Verdi, o Fernet, che devo dire era il più buono che avessi mai bevuto. Fernet. Ti vedi tuttora, no? Che non hai mai smesso di bere. Bravo Antonio Faceto. Okay. Bellissima la descrizione dei parmigiani, fatta da un appassionato di Fernet. Adesso il buffet delle tre ville vi attende. È finito tutto perché i clienti del locale hanno spazzato via tutto, però sono rimaste le anguille fritte, per cui per i partecipanti alla serata da Cede Croce Delizia, anguille fritte come se piovesse, e sì, possiamo andare a prendere tutte le anguille del mondo, sono giù, ci aspettano, abbiamo un'ora per gustarle.
Sì, in varie declinazioni, in vari modi. E dopo quest'ora, sono tanti, ci sono un centinaio di assaggi da primi, secondi, antipasti. Possiamo scegliere liberamente, abbiamo un'ora di sollazzo e di godimento, diciamo così. E dopo quest'ora torneremo a godere degli interventi di Isa Guastalla, Daniela Stecconi, Danilo Bianchi e Giampaolo Bocelli, perché ci sarà poi la seconda parte della serata Tacete Croce Delizia, per cui ora riprendiamo a mangiare e possiamo andare a prendere tutto quello che vogliamo al buffet delle tre vite. A dopo e grazie. E l'imperativo della serata è tacete, per cui non è un gesto di maleducazione nei confronti di voi commensali, però è una cosa carina, no? Tacete, punto esclamativo. Per cui parla la professoressa Guastalla. Allora, professoressa, grazie. Lei è un critico letterario. Grazie per la sua presenza. La definisco critico, lei è donna, però io amo insomma il vecchio modo, no? Oggi si direbbe critica, io amo dire critico letterario. E non assessora, non sindaca e non ministra e non avvocata, ecco, critico letterario. Allora, la professoressa Isa Guastalla, a parte tacete, abbiamo detto adesso il programma prevede questo, datemi un minuto, grazie. La professoressa Guastalla farà un breve intervento parlando della scrittura di Antonio, dello stile, della conga musica, eccetera. Poi anticiperemo la lettura di Giampaolo Bocelli, dell'attore del Teatro 2 di Parma, che voi conoscete, apprezzate, insomma tutti noi conosciamo, apprezziamo, che ci regalerà una sua interpretazione leggendo un brano di Antonio Tacete. Dopo il dolce, che ci verrà servito al tavolo, per cui stavolta non ci alzeremo, ci verrà servito, ascolteremo il professor Danilo Bianchi, che ha curato la prefazione della conga musica, che però secondo me sarà introdotto e chiuso, diciamo così, per cui avrà una sua prefazione, colui che ha curato la prefazione avrà una prefatrice, insomma così, che è Daniela Stecconi, che poi chiuderà, per cui con due letture dai brani da Tacete. E poi forse, sui titoli di coda, i saluti dell'editore Antonio Battei. Forse. La professoressa Guastalla, grazie Isa Guastalla, grazie mille. Prima di tutto vi ringrazio di questa presentazione che un po' mi imbarazza e soprattutto vi chiedo scusa perché non mi alzo in piedi, mi fa molto male un ginocchio, convivo da molti anni e vi prego di scusarmi e di intravedermi fra le teste di tutti questi amici che sono qui e che vedo molto affettuosi con l'amico Antonio. Ho riflettuto un po' dopo che lui mi ha invitato su che cosa avrei potuto dire. Mi è venuto voglia un po' di inquadrarlo storicamente nella tradizione letteraria italiana e non solo. E poi stasera proprio mentre vedevo che eravate tanto affettuosi con lui proprio come persona, mi fa voglia di raccontare come l'ho conosciuto, posso dirlo? Sì, sì, sì. Incredibilmente fu rimandato al liceo in italiano. Una cosa, Einstein fu non riuscì a superare l'esame di matematica, quindi siamo a posto, si giustifica e purtroppo la scuola fa degli errori. Lo stesso Verdi è stato rimandato in composizione. Comunque. Questo ragazzo, che era un po' più magro, faceva il penultimo anno del Romagnosi, quindi più o meno aveva 17-18 anni, era lì. E mi si presentò, scusate proprio, ma mi piace, l'ho sempre ricordato. Poi ci sono stati dei lunghi anni in cui non ci siamo visti, poi invece abbiamo ripreso quando facevi l'università. Mi arrivò in casa con la mamma la prima volta e era tutto vestito di bianco, pantaloni lunghi, camicia, e aveva un paio di bretelle rosse con le manine nere, dove è passato un po' di tempo, lo ricordo alla perfezione. Questo è stato il primo momento, abbiamo cominciato, io gli assegnai, vedete l'abitudine nel nord di parlare col passato prossimo
di anni, ahimè, che sono un po' lontani, soprattutto per me. Ecco. E un tema su Machiavelli, che era uno degli argomenti dell'ultimo anno, e lui tornò avendolo scritto a macchina e me lo allungò da leggere. Io gli ho detto: leggilo tu, perché ho piacere quando qualcuno compone qualche cosa. Parlo anche della scuola, mi piace sentire. E lessi questo pezzo che era molto compattato e quindi era apparentemente piuttosto breve, molto denso e molto ben fatto. Allora gli dissi: rileggilo, ma cosa faccio io qui, cosa sento, che cosa capisco? E allora l'ha riletto, gli ho detto: senti, io non ho niente da dire su questo testo, è un testo per me perfetto. E lui: ma come, professoressa? E io, un ragazzo rimandato al liceo classico in italiano, che si presenta per la prima volta e scrive un testo che tu giudichi perfetto, lo mette in angoscia, non lo so, in ansia. Io gli ho detto: senti, per me va benissimo, e se tu vuoi cambiare, cambia. E lui fa: come cambiare? Perché io volevo dire: se vuoi cambiare, professoressa, che non capisci niente, cambia. E lui invece ha capito al rovescio, che io lo esortassi a cambiare scuola. E è anche questo un tratto gentile che forse vi sfugge un po'. Disse: no, no, io sto benissimo dove sono, voglio bene i miei compagni, sto benissimo. Pensa, una professoressa che io stimavo, è ancora viva, che sa. Sì, sì, sì. Esatto. E che l'aveva rimandata, di tutta la mia parola, che non solo quella prima prova mi ha messo in angoscia, veramente. Ho detto: ma io sbaglio tutto, come mai è rimandato? Io trovo, capisci, non era una cosa appena semplice e sufficiente, era un bel testo, compatto, breve, dove c'era tutto quello che io vi avevo chiesto di trattare. E siamo andati avanti così, poi ho dato l'esame, è andato benissimo. Brava Vedor, scusa, io ho raccontato questo episodio, mi è venuto in mente proprio a tavola qui con voi, perché questo ragazzo sapeva scrivere, naturalmente scriveva da studente, secondo i canoni della scuola che pretende, che si impone, che troppe volte indirizza i ragazzi verso quello che vuole la scuola e non li lascia liberi di espandersi. Però lui aveva già in quel momento una notevole capacità di scrittura, che poi è andata verso altre direzioni, come sapete tutti voi che l'avete letto. E questa scrittura che ci pone davanti a dei fatti eclatanti, la punteggiatura chissà com'è, dov'è e com'è, nascosta o salta fuori, perché anche un po' il sistema futurista, no? Di fare delle frasi che aboliscono tutto, perché sei tu che devi creare, eccetera. Quindi siamo al di fuori della scuola, ma già nella scuola lui aveva trovato questa sua capacità di espressione personale. E si inserisce questa sua scrittura di oggi, secondo me, l'ho pensato tante volte, in una lunghissima tradizione, nella tradizione che non è quella classica, quella così che abbiamo studiato a scuola, della scuola siciliana del 200, dello stil novo. Voi direte: ma dove va a parare quella professoressa lì, al solito tirano fuori quelli che sono i ferri del suo mestiere. Ma c'è anche tutta una tradizione popolare, falsamente popolare, sono poeti coltissimi che però scrivono in maniera popolare, uno per tutti, per esempio per il 200 e Cecco Angiolieri, che voi tutti avete letto a scuola, dove vengono rovesciati i canoni dell'onore, della sudditanza verso la donna, verso il signore, eccetera, il quale dice invece che vorrebbe, se fosse fuoco, dar fuoco a tutto, al mondo intero, e principalmente suo padre e sua madre. Quindi siamo di fronte, e quella cosiddetta poesia comico
realisti che la poesia borghese gli ha dato un nome, è una tradizione colta, ecco è qui che voglio battere, cioè non crediate che la prosa che ha sfoderato il nostro caro amico da anni e che ha creato dei personaggi e delle situazioni, non è facile raccontare un suo libro, sono dei brani, dei testi brevissimi che poi si accavallano, è una rivoluzione grossa che lui ha fatto, ma che nello stesso tempo si inserisce, secondo me, in questa tradizione. Una tradizione che attraverso il 300, il 400, le rime del 500, il baldo, il baldus di Teofilo Folengo, che è fatto in un dialetto latineggiante o latino dialetteggiante mantovano, che è vicino a noi. Mio nonno, che era di Guastalla e che quindi tirava alla famiglia dei miei nonni, veniva di lì, tirava più a un dialetto lombardo che non a quello parmigiano. Quando dice Baldo, parlando del suo personaggio, del poeta, parlando di Baldo, dice che era abilissimo a scaravoltare scarsellas, mio nonno diceva a contra scarsella, non so se voi l'avete sentita questa parola, è parmigiana, sì e no, non è parmigiano, si dice la sacosta a Parma, e invece mio nonno diceva la scarsella, e lui era abilissimo a vuotare le tasche dei viandanti, a scaravoltare scarsellas, vedi la desinenza latina, è un linguaggio inventivo, creativo, divertente, ma che ci dà il polso di una società molto più complessa di quella che ci tramandano i testi canonici. E attraverso le rime bernesche, per esempio il poeta che elogia le chiome bianche, argente della donna amata, capire? E io che porto da decenni, non so bene come capire, appunto. E quindi le rime bernesche sono uno di questi fatti, ho detto il latino maccheronico, quello che vi ho citato prima, e arriviamo anche nei secoli recenti, addirittura passiamo in un attimo ai nostri giorni, perché altrimenti perdiamo un po' di tempo, ma ci sono degli scrittori, in testa io metterei Carlo Emilio Galda, che è un genio nell'invenzione delle parole, nell'invenzione delle situazioni, nell'invenzione del linguaggio, delle strutture, della punteggiatura che c'è e non c'è, anche perché ci sono dei movimenti che vogliono scaravoltare tutto e vogliono darci delle novità. Ora, quello che voglio dire, scusate questo excursus un po' banalotto, ma insomma avete capito benissimo dove vado a parare, la scrittura di Antonio, secondo me, non è una scrittura solo sua personale, lui si porta un bagaglio di cultura lungo e pesante che ha filtrato, perché intanto che lui portava con sé questo fardello, ha creato qualcosa di suo e di personale, quindi lui c'è, è inserito lì, io lo metterei in questa linea, che risale a secoli e secoli indietro e che si è sviluppato. Mi è venuto in mente adesso il Rusante che parla in Veneto, il povero soldato che torna e che gli udi, Dario Fo lo faceva benissimo, e questo povero soldato che va a combattere perché vuol tornare ricco per sedurre la donna amata, torna a casa che non ha neanche un figlio e la donna amata si è bella che è sposata, perché le donne, grazie a Dio, sono un po' più furbe e non si lasciano troppo intortare da uomini come il povero Rusante. E quindi lui è in questa linea, secondo me, ma assolutamente originale. Ecco, scusate se vi ho un pochino deviato, ma spero che sia bellissimo. Professoressa Isa Costala è salita in cattedra, come si suol dire, e ha parlato di Tacete tra classicità o tradizione e rivoluzione. No, 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 ma
parlato di te, della tradizione, ti ha inquadrato come un autore che sta tra la tradizione e la rivoluzione. Ed è un grandissimo complimento che ti è stato fatto da una grande professoressa come Isabella Strada. Ora, ecco, ti stimi infinitamente. Grazie professoressa, grazie per il piacere. Giampaolo Bocelli vuole leggere un passo e poi arrivano i dolci. Grazie Giampaolo. Adesso vi leggo un pezzo del tram, ne leggo un pezzetto, Ma leggilo tutto. Ti vediamo in piedi, Tra il 1921 e il 1922 Villa Ilnano faceva il barbiere all'obitorio del cimitero della Villetta, dove sbarbava i morti. E quando terminava il lavoro della giornata, le dita delle mani erano gelide per il freddo dei volti delle salme con cui venivano a contatto. Gli dispiacque molto quando morì un suo caro amico, l'avvocato Sauro Cavalli, un uomo alto 6 metri, dai denti lunghissimi e cavallini. Un giorno il conducente di un tram chiamato Gianduiotto Cioccolatini di Greci, per un dispetto, non si era fermato per fare salire Sauro, e questi aveva corso con passo di corsa dalla falcata da stallone di fianco al convoglio fino al capolinea, dove dopo essere salito aveva preso a scappellotto il conducente, il quale poi lo aveva minacciato dicendogli: ti faccio tritare come il cavalpisto. Alla donazione degli organi dell'avvocato, il suo cuore era stato destinato ad un cavallo detto Fulmine di Salso Maggiore, il quale aveva anche un occhio di gatto montato in un cavo oculare. Nel periodo in cui Villa Ilnano lavorò al cimitero, portarono all'obitorio un uomo lupo, un certo Lupuzzolo Fabulacula. Quando il nano lo vide sdraiato, supino, sul tavolone, si ricordò che era stato suo cliente quando lavorava nella barberia di Piazza della Steccata, dove il vagabondo si poteva far fare le extension ai baffi allungandoli con peli di lupo che teneva in tasca, e i suoi mustacchi erano tanto riccioli che componevano 2 cerchi. Nel cimitero Villa Ilnano aveva fatto amicizia con Bruno Orsi, un apicoltore che raccoglieva il miele di crisantemi prodotti dalle api del luogo che nettavano quei fiori mortuari. A quei tempi il nano viveva in una torretta bianca a forma di spumino con una druda culturista più gonfia di muscoli di un collega palestrato maschio, che il nano usurava scopandola 10 volte al giorno, ed invitò Bruno un Natale del 1922 a mangiare un certosino stracchino a forma di minuscola certosa di Pavia, dono natalizio di un abate della città detto Galino Bani. L'uomo lupo era morto la notte di Natale in un incidente automobilistico nel quale la sua vettura si era incendiata. Era accaduto davanti alla ditta Muggia, produttrice di spongate, in quella zona di Busseto dove l'aria profumata di dolcezza e di zucchero a velo. La ghiacciante notizia della morte del conoscente arrivò a Villa Ilnano il giorno di Santo Stefano, mentre nella sua abitazione sorbiva con alcuni avati brodo di carne di pantera, in cui galleggiavano anolini ripieni di crema di violetta, un'antichissima ricetta di Maria Luigina. Aspettate! Mi penso sui
scusa, vicino a me. Non mi chiama i bicchieri, però, se no... Questo è l'ultimo intervento, l'intervento abbiamo perso l'attrice che deve omaggiare, dov'è Daniele Stecconi? No, non l'abbiamo persa, si è recuperato. No, perché io guardo... Daniela, io guardavo lì, guardavo la tua posizione. Allora, Daniela Stecconi ora leggerà un brano di Antonio Tacete tratto dalla Conga Musica. La cosa bella dei libri di Tacete è che sono... Allora, il primo libro, cioè il primo libro che presentammo, il formichiere elettronico, era tipo 500 pagine. 500, ma lei mi disse che me ne consegnò 2000 e ho detto, ci ho messo 3 anni a riprendermi, più o meno, cioè, ma una roba del genere. E te l'aveva sformiciato, ma te, è stato bravo. Però questo, poi dopo ti sei un po' battezzato e avendo imparato la lezione dal maestro, adesso fai dei libri di 30 pagine, da 500 a 30, no? La via di mezzo non c'è, no, con Tacete non c'è. Va bene, allora, Daniela Stecconi, attrice, conterranea mia, fidentina, orgogliosamente fidentina, legge Antonio Tacete. Grazie Daniela Stecconi. Villa il Nano poi raccontava come, in una notte blu e turchina, piena di stelle, con un taxi lussuoso, pieno di sigarette dalla cartina dorata e liquori variopinti, in compagnia di due preti, chiamati Zoppio Tarcianino ed Ostio Osteosti, fosse giunto nel paese di Semoriva, vicino a Roncole Verdi, e qui si era inoltrato insieme ai preti in campi pieni di fiori a forma di tube, baffi e guanti bianchi di verdi. Poi si erano recati nella chiesetta del paese. Lì aveva sentito una ponga musicola addomesticata che sapeva suonare. Aveva suonato le stesse arie del musicista bussetano anche a casa della famiglia Mari a Pontetaro, nel salotto arredato con sofà e mobilio pacchiano dalle tinte color, carnagione caffettata dello scrittore Franz Kafka, carri, gengive, mercurio di termometro da febbre. Qui, tra tanti vecchi e bambini, tra i quali il mio futuro nonno, si beveva liquore strega fiumi e si mangiava pane d'oro natalizio, offerto dal capofamiglia. Nella chiesina, la ponga musicola domesticata suonava con gli arti davanti la Ida, pigiando i tasti di una spinetta minuscolissima. Intanto, con una zampetta posteriore, gonfiava e sgonfiava una fisarmonica piccola come un bombolone, come se fosse una pompetta da bicicletta. Mentre con l'altra zampina, sempre posteriore, muoveva un congegno attaccato alla caviglia, sbattendo i cembali che aveva montati in testa. E nel buio, illuminato da una luna ostia, le note del suo concerto venivano trasportate lontano dal vento. Danilo Bianchi, l'autore della narrazione, in piedi, che è altissimo. Grazie Danilo. Scopro l'Antonio Tacete circa 10 anni fa. La mia compagna mi pone un libro del nostro amico, doveva essere, penso, la Bibbia dei Topi, lui non perdo un colpo. Inizio la lettura e a questo punto mi trovo di fronte a un personaggio straordinario. Forse è meglio questo, Danilo, proviamo, scusami, prova. Va niente, va meglio. Antonio, secondo me, è una specie di Stargate, un personaggio che ci apre la porta verso un mondo inconoscibile, che è il mondo della sua mente, della sua creatività, della sua fantasia. È il mondo forse slegato da qualsiasi legame con la realtà, ma è un mondo che a noi ci consiglia tantissimo. E a questo punto ho cercato di comprendere
il ruolo dell'artista, l'artista tacete, non tanto dal punto di vista dello stile, perché ne ha parlato in modo straordinario la professoressa, ma tanto quanto il suo valore artistico possa essere importante. E a questo punto nella prefazione cito per esempio il quadro di Chagall. Chagall dipinge un asino volante sui tetti rossi della Russia, a che noi diremmo, questo qui si è fatto di qualche cosa, assolutamente no. L'artista deve essere la cartina di tornasole, deve entrare sempre, quasi sempre a gamba tesa in tutti quelli che sono gli aspetti culturali, sociali e politici del tempo in cui vive. Per esempio, potrei citare tantissime situazioni, ma il tempo non ce lo consente. Duchamp, 1917, si presenta a una grande competizione artistica con un pisciatoio rovesciato. Qui la borghesia, la critica, la cultura, tutto quanto, gridano all'indignità di questa operazione. Attenzione, quel giorno lì nascerà la pittura moderna. Perché nasce la pittura moderna? Perché c'è un'esigenza di passare da una situazione all'altra. 1917, la prima guerra mondiale è iniziata. Chagall capisce, sente nei suoi recettori istintuali che questo mondo non funziona. E cosa presenta nell'ambito massimo della sua espressione? Una cosa distruttiva. Bene, io non voglio dire assolutamente che Antonio è distruttivo, ma quando qualcuno di noi pensa che le sue idee, le sue intenzioni siano un poco forzate, siano un poco rudi o qualcosa di genere, deve fare un ragionamento. Dov'è l'artista? Dove sta l'artista? Cosa ci vuol dire questo artista? L'artista deve essere critico, deve essere sempre in sintonia con ciò che avviene bene e nel male. Chagall sa che si passa dall'Ottocento al Novecento, e il Novecento ha con sé delle cose terribili, che saranno le guerre, le abbiamo visto. E quindi lui lo denuncia questo fatto. Antonio, penso, sono convinto, che nella sua forma mentis estremamente sognante, questa sua metafisica, un po' come anche meta, al di là della percezione, lui disegna un mondo, va bene, che ci può insegnare. Antonio scrive per simboli, non scrive per frasi regolari scritte con un periodo, con una grammatica regolare. Lui ci proietta in faccia, ci spinge in faccia delle simbologie. La simbologia è il linguaggio simbolico, è la lingua di questo mondo, è nata con i nostri primi progenitori, quando hanno guardato il sole, hanno guardato la notte, il sole portava la vita, la notte portava la morte. Benissimo, allora noi dobbiamo imparare tante cose, Antonio. Quando lui scrive di queste cose dissonanti, di questa cosa difficile da comprendere, in un certo senso ci insegna a ragionare con l'istinto, non con una ragione che ci porta verso una strada di decadimento, di decadenza, lo vediamo tutto attorno a noi. Io ritengo che il simbolismo di Antonio sia una chiave di lettura fortissima di un mondo che deve essere registrato di nuovo, e per registrarlo bisogna ritrovare questa infanzia perduta, nella quale non esistono i privilegi, la potenza, non esistono le scalate sociali, non esiste la violenza, non esiste nulla, perché nella lirica di Antonio tutto questo non esiste. Esistono delle liriche straordinarie di uno pseudo-infante, va bene, che ci insegna che il mondo non è quello che possiamo vedere con la nostra soggettività reale. Il mondo è qualcosa di molto di più, e lo possiamo trovare già dentro di noi. Non vi voglio tediare, potrei stare qui molto più tempo, ma io dico sempre, io leggo sempre da 10 anni circa Antonio, quando sento quelle giornate che non funzionano, quell'equilibrio che non c'è, quando sembra che nessuna cosa possa ridurre questa situazione, prendo qualche pagina di Antonio, così a caso, e quando comincio a seguire con la mente questo demone, questo straordinario Villainam, che è invincibile, nessuno lo può sconfiggere, che è un portatore dell'anello tolkiano, se vogliamo, perché così continuerà per migliaia di anni a girare, a vedere tutti questi personaggi e a sconfiggerli tutti quanti. Allora io dico, ad un certo punto sento che la mia coscienza si alleggerisce, e questo è molto, una cosa molto importante. Allora io dico a voi, ogni tanto, prendete qualche tratto di Antonio di Villanano e vedrete che vi farà bene. Sarà un po' come qualche goccia di una terapia osmotica
che non ha nessun effetto collaterale, ma fa molto bene. Grazie. Innoli. Villa Innano era andato come pedicure a curare i calli al vescovo di Comacchio, che lo aspettava nel duomo del paese con la mitra a forma di lunga anguilla. Poi il nano si era recato a Volano, nei campi dove si pratica lo sport volano, a giocare con un altro nano, certo cartapecora, facendo volare con la racchetta un'ape imbalsamata, ed in un bar della località balneare aveva letto su Fè, quotidiano di informazione di Ferrara, il pareggio della squadra locale, la SPAL, con il Fanfulla. Successivamente era partito con dei cacciatori per la caccia alle anitre che richiamavano fischiando in uno sterno di Nadero, fischiettando arie di opere di Verdi in una notte atavicamente nera, nella quale un vento di bufera faceva viaggiare le nuvole come muffe e sbandare in alto nel cielo il volo delle starne. Infine il nano e i venatori entrarono in un cimitero a forma di cruciverba, nel quale i nomi dei morti erano scritti sulle lapidi come fossero indovinelli enigmistici. Qui aprirono la tomba di Anita Garibaldi, ricoperta di 1000 minuscoli ninnoli che riproducevano i 1000 volti dei garibaldini del marito mercenario Peppino, e, dissacrando il tumulo, li rubarono alla bravissima Amazzone. Perfetto, allora abbiamo aperto con Daniela Stecconi, Danilo Bianchi, Giampaolo Bocelli, chiude Antonio Battei, poi faccio i saluti finali sui titoli di coda io. Nicola Di Battei, ci siamo come orario? Che ora abbiamo fatto Battei? Quasi. Voi avrete capito che bravissima è Isa, bravissimo anche chi mi ha preceduto nel descrivere la scrittura di Antonio Tacete, ma descriverla è difficilissimo. Una lettura aiuta come medicina, aiuta come allontanare un po' la pressione, lo stress della giornata. Certo è che è un fuoco d'artificio continuo. E poi il suo libro ha un difetto eccezionale. Antonio Tacete, non mi dia di culo, mi guardi quando parlo, per favore. Ho capito, ma se lei mi dà di culo è finito, mi guardi. Bravo, così. Fermo però, fermo. Dio, questi ragazzi, questi giovani che scappano di mano, li scappano quando vedono un anziano. Il ragionamento su Antonio Tacete è un ragionamento che esula da tutti i parametri che si possono avere, che si possono pensare sulla letteratura. La bellezza di queste pagine è questa scrittura incredibile, incredibile. Quindi, ecco, bisognerebbe inventarsi adesso un altro mangia, perché il dottor Negri fa mangia al teatro, mangia la musica, mangia come scrivi, mangia il cinema, mangia tua suocera, mangia tua moglie. Ecco, e si ingrassa molto con questo affare qua. Io questa sera lancio un'idea che mi sembra interessante, e che è il mangia come leggi, per dimagrire. Visto che nessuno legge, visto che la lettura in Italia è una perfetta sconosciuta, visto che i libri non se ne vendono, per fortuna, io sono felicissimo, perché se tutti leggessero sarei rovinato, allora lancio il mangia come leggi, per dimagrire, per stare in linea, per combattere l'obesità. Questo è un grande segreto, e per avvicinarsi, se non alla felicità che è impossibile, alla serenità, provate a leggere Antonio Tacete. Secondo me è incidente, riesce a essere... Chiudo, voi immaginate che questa sera è andata così per merito mio, perché voi non sapete la retroscena di questa cena, non è come l'avete passata e trascorsa voi, Perché c'era l'antipasto servito a tavola,
che è stato servito da una bella ragazza, che quella ragazza lì è stato servito. Un applauso, che è stato bravissimo. Adesso senza esagerare, adesso non esageriamo. Ma poi i primi e i secondi erano da prendere fuori. Si era tutto organizzato fuori all'aperto, signore. Sì, dopo li ho convinti io a farlo dentro, perché si andava su e giù da fuori. Quindi abbiamo rimediato, insomma, in questo modo che piano piano abbiamo rimediato. Allora, grazie per l'attenzione, grazie ad Antonio Tacete, e un augurio, dobbiamo fare un augurio ad Antonio. Facciamo un augurio. Io le ho già scritto cosa penso di lei già moltissimi, da tanti anni. E ho chiuso il mio ultimo intervento scritto su di lei con una frase. Auguro ad Antonio Tacete di trovare un grande editore che lo pubblichi. Grazie. Grazie Matteo. Aspetta, non ti fermetizzare. Allora, quasi una standing ovation per Battena. Adesso ci sono i titoli di coda che sono un rito di magia come scrivi. Per cui pazientate ancora 120 secondi. Sì, arriva il caffè. Però mi stavo rivolgendo alla mamma da sempre, scusi. No, è fuori il caffè. Allora, no, torniamo seri. Allora, 120 secondi, sono due minuti per fare i titoli di coda, che sono una tradizione di Mangia come scrivi, e le tradizioni vanno rispettate. Allora, intanto, Mangia come scrivi è la rassegna più longeva italiana con gli artisti e gli scrittori, nasce nel 2006 e muore nel 2020, che è l'anno della cultura. È una città, Parma 2020, che si autocelebra, che parla solo di se stessa, e caput mundi, ma non ha Mangia come scrivi. Noi forse faremo Mangia Cinema a Salso Maggiore, ma è un forse, perché comunque siamo liberi, indipendenti, coraggiosi, pionieristici, avanguardistici e ostacolatissimissimi. Forse faremo ancora Mangia Musica, che comunque è una cosa unica in Italia, a teatro. Forse faremo Mangia come leggi per dimagrire, perché è una bellissima idea. Però non c'è spazio per Mangia come scrivi a Parma e non c'è spazio per Parma. Alla 180esima cena non vi elenco i 600 scrittori, i 300 artisti, eccetera, eccetera, però siamo a 1000, forse arriveremo a 2020, prima di Parma 20. Pazienza, ce ne faremo una ragione, però ci divertiamo. Tacete ha fatto rinascere Mangia come scrivi, che noi abbiamo, che ha avuto anche degli spin-off, Mangia come ridi, la stagione evento di Mangia Musica, e che però si è chiusa ufficialmente nel 2018 con un omaggio, a dicembre 2018 con un omaggio a Giovanni Guareschi, anche se abbiamo avuto un appendice con la stagione evento di Mangia Musica nel 2019, ok? Per cui questa è la storia più bella della provincia di Parma, che nessuno mai vi racconterà, ma che noi insieme a voi abbiamo vissuto, compreso Battei a Montechiarugolo con la serata dei Marini, Piero Poma, se la ricorda ancora, Maiale Mon Amour, una serata indimenticabile, una delle tante, delle comprese le serate vissute con Fabrizio Bertolini, che è il nostro fotografo ufficiale, bravissimo, straordinario, il nostro che merita un applauso, un applauso. Comprese le serate vissute con Gabriele Maio, con Francesca Caggiani, con Alberto Petrolini, insomma, poi con tanti amici che ci vengono a trovare ogni volta che facciamo iniziative sempre libere, coraggiose, indipendenti e non sostenute. Però pazienza, ce ne facciamo una ragione, cerchiamo di andare avanti, ci sono altri lidi, altri orizzonti, poi c'è la lettura che ha, diciamo così, questi poteri taumaturgici di Tacete, per cui ci autorigeneriamo leggendo Tacete. Ora invece il ringraziamento speciale va ai protagonisti, per cui Mangia come scrivi è risorta come la Fenice grazie a Tacete per questa serata celebrativa del decimo libro La Ponga Musica di Antonio Tacete, per cui una serata Tacete Croce Delizia che a gennaio 2020 ci ha permesso di rinascere come rassegna. Il prossimo Mangia come scrivi non so quando ci sarà. Mangia come leggi è un'ottima idea che io tengo comunque nel mio cuore e cerco di portare avanti sempre lottando da indipendente con le fatiche che faccio quotidianamente. Però devo ringraziare Isa Guastalla, Danilo Bianchi, Daniela Stecconi, Giampaolo Bocelli, Antonio Battei e l'inventore di Villa Aldano che si è dimostrato un gigante, Antonio Tacete. Grazie Antonio. Grazie.